peccato, perché secondo me questi playoff challenge ci potevano dare la possibilità, il modo, in qualche modo di riscattare un po' una stagione che io ho vissuto solo in parte, ma per la parte che ho vissuto io, positiva all'inizio e poi una volta raggiunta la salvezza, onestamente mediocre. E questi playoff sono andati avanti sulla stessa falsariga. Mi dispiace molto perché speravo di riuscire a dare qualcosa in più. Invece, ripeto, la prima parte è andata anche benino, però poi dopo non possiamo, secondo me, essere soddisfatti di questo finale di stagione. Possiamo dire che ne farà parte ancora della più grande voglia di farla per la prossima stagione? Sì. L'obiettivo era quello. Nel senso, io stavo parlando con la società per quello che riguardava le prossime stagioni, poi dopo questo ingresso anticipato è stato determinato dalle contingenze, ma non era quello che volevamo all'inizio. Ecco. Ripartirà con parte di questa rosa o sarà una rosa totalmente rinnovata? Ah, vediamo, ora faremo un po' di riflessioni, alcune robe son già determinate, qualcosa per scelta nostra, qualcosa per scelta degli atleti, come sempre, poi insomma ci sono diversi fattori che si intrecciano, quindi vediamo, tanto tempo ce n'è purtroppo molto per parlare di queste cose. Oggi si è giocato in un'atmosfera ancora di cordoglio per la scomparsa di Giulia Tuma, tu sei stato suo allenatore per 2 anni, tre anni, puoi darci un ricordo personale sull'atleta? È molto molto positivo, di grande spessore, per quello ancora più pesante, ancora più difficile la cosa. Questa sera è stata una partita personalmente un po' più normale, la prima a Firenze mi dispiace, ma per me è stata una non partita perché insomma era troppo fresca la cosa. E ricordo di una ragazza che di grande professionalità, di grande maturità rispetto all'età che aveva, secondo me molto matura, molto consapevole. Brutta perdita, non c'entra la pallavolo in questo caso, c'entra proprio lo spessore della persona.